Ciao a tutti, bentornati sul canale del Bauscio Nero Blu, Sergio Sarruggeri. Ciao, ciao a tutti, bentornati, bentornati. Ma oggi è un video molto, ma molto, ma molto incazzoso. Sì, usiamo le parolacce ogni tanto, perché qui solo con le parolacce si riesce a fare capire come apprendiamo certe notizie. Perché non è bastata a Calciopoli a ripulire il calcio, no, forse è peggio di prima, forse è peggio di prima, ma che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, va bene, che schifo! Non è possibile. Il mattino di Napoli questa mattina, ci ha fatto svegliare e niente, ci ha fatto cadere un palazzo di 10 piani sulla testa a tutti noi amanti del calcio, quindi io non mi riferisco solo agli interisti. Mi riferisco a tutti quelli che come me perdono tempo, voglia, fegato, perché il fegato lo perdi, perché? Perché dopo queste robe qua, l'incazzatura dei livelli mai visti. Cosa è successo? Molto semplice. C'è stata un'intervista che è uscita sul Mattino di Napoli, poi è stata ripresa sui vari social da tantissimi giornalisti non. E quindi facciamo riferimento al Mattino di Napoli e poi al signor Pistocchi. Allora, con calma, è successo che Giuseppe Pecoraro, a distanza di 2 anni, ok, in questa intervista fa venire fuori una vera e propria bomba, signori cari. Col cavolo che Calciopoli doveva ripulire il calcio, col cavolo che ci siamo sentiti accusati addirittura, perché noi interisti. Cioè, siamo stati presi in giro, siamo presi in giro con appellativi che non stanno né in cielo né in terra e non ci riguardano nella maniera più assoluta da poveri individui, perché poveri individui che tirano in ballo i morti, perché tirano in ballo persino Facchetti, che tirano in ballo la nostra società, che è sempre stata estranea, grazie a Dio, a queste cose. E dopo 2 anni, dopo che è successo quello che è successo poi anni fa, con Calciopoli si ritorna ancora a parlare di scandalo, perché questo è uno scandalo vero e proprio. È inutile che vedrete che i giornali non gli daranno il risalto, il giusto risalto, perché? Perché la bolla chiaramente non si può toccare, perché bisogna metterli tutti sotto questa bolla, no? Enorme, perché non si possono toccare, però adesso basta. Perché io non mi riferisco solo a quella società là, guarda caso c'è sempre in mezzo, perché guarda caso c'è sempre in mezzo quella società là, ok? Perché e non esiste che ogni volta che viene fuori uno schifo c'è di mezzo una partita che riguarda quelli là. Me lo dovete spiegare, perché adesso mi sono rotto i coglioni, va bene? Ne ho le palle piene. Perché mi sembra di buttare via il tempo. A stare a seguire la mia squadra, a stare a appassionarmi del gioco più bello del mondo. Il gioco più bello del mondo lo continuate a rovinare, lo continuate a rovinare, ma non mi riferisco a quelli là. No, io mi riferisco al sistema calcio. Io mi riferisco al sistema calcio. Non ce l'ho con quelli là. Però dico per statistica, guarda caso, ci sono sempre in ballo loro, sempre. E mi sono rotto santissimamente la minchia, va bene? Basta, basta, non se ne può più, non se ne può più. Non è sport, non è sport, non è sport. Cos'è successo? Sono talmente incazzato che io non riesco neanche a spiegarvi che cazzo è successo, perché non esiste, perché mi sento preso per il culo. Io da tifoso amante del calcio, e qua la mia Inter. C'entra e non c'entra, nel senso che io parlo da tifoso di calcio, ne ho piene le palle, va bene? Ne ho veramente piene, ma piene, gonfie, gonfie, altro che bolla, gonfie. Allora, con calma, Giuseppe Pecoraro, ex capo, ok, della Procura federale, se ne esce dopo 2 anni con un'intervista che è stata riportata, come dicevo prima, dal Mattino, dove spiega che c'erano comunque delle discordanze e c'era qualcosa che non gli tornava sull'operato di Orsato, e allora chiede i file, dove file audio dei colloqui avvenuti tra Orsato e il VAR, in particolar modo, e trovano tutti i file audio, tranne il file che veramente interessava a
a Giuseppe Pecoraro, che era quello della famosa partita Inter, quella squadra là, tanto per cambiare, ok, che si è giocata 2 anni fa, quella dell'annata dove il Napoli, secondo me, è stato defraudato, perché gli hanno tolto uno scudetto, perché hanno fatto di tutto per non farglielo vincere. Oh, questo è quello che penso io, ok? Perché se io fossi stato un tifoso del Napoli, non è che mi incazzavo, no. Sì, mi incazzavo e poi dove andavo? Spegnevo, non seguivo più il calcio, perché io dopo quella partita lì continuavo a ripetere ai miei amici, ai miei familiari, al mio caro papà: papà, ma che cacchio guardiamo il calcio a fare? Cos'è calcio questo? È calcio questo? È calcio? E mi sono sempre sentito dire, soprattutto dai tifosi, amici, anche se ne ho pochi, di quella squadra là: eh no, ma basta questo vettinismo, ma vergognati, non seguirlo più, bravi, non lo dobbiamo più seguire un calcio così, perché non è calcio. Perché dopo 2 anni se ne esce il Giuseppe Pecoraro, cacchio, ex capo della Procura Federale, che non gli tornano i conti, vuole vedere un attimino di fare chiarezza e di risentirsi i colloqui con i file audio tra Orsato, che era l'arbitro di quella partita, okay, che era fondamentale per la fine del campionato, con il Napoli che era lì appunto appunto con loro, okay, e si trovano tutti i file, tranne quello, spariti. Ma qua stiamo scherzando che spariscono dei file audio? No, ma non esiste. Spariscono dei file. E nessuno dice un cazzo. Nessuno dice un cazzo. Ma qua stiamo proprio andando fuori di matto. E mi raccomando, sotto il video, commentate, commentate, iniziate, insultatemi, perché io ce l'ho con voi, io non ce l'ho con quella società là, io ce l'ho col calcio italiano. Io ce l'ho col calcio italiano, però dico, chissà mai, che strano, sempre loro di mezzo, sempre loro di mezzo. E adesso, prima di rispondere, chiamate qualche amico avvocato, perché voi siete tutti avvocati per sostenere quella squadra lì, tutti, tutti avvocati siete, perché dovete difendere l'indifendibile. E io mi sono rotto i coglioni. Io voglio parlare di calcio, con voi si parla solo di legge e di malfatte, basta, fine. Adesso che cazzo dovete raccontare? Che cosa? Cosa dovete raccontare dopo questa notizia qua? Cosa? Adesso ve la prendete con Pistocchi? Perché sicuramente voi adesso ve la prendete con Pistocchi, che dite che, ah, quello lì non è un uomo, ci odia a morte. Adesso ve la prendete con lui? Perché, signor Pistocchi, giustamente, mi sono fatto la stampata su Twitter, mi pare che sia, perché io non ce l'ho, ok? Scrive: delitto perfetto, Daniele Orsato è nuovo rappresentante degli arbitri italiani. Bene, bella roba, complimenti. Procura FIGC Giuseppe Pecoraro: è stata la direzione di Orsato che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti sottoscritti di associazioni, di tifosi, organizzazioni sul suo operato e, per non sbagliare, chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento. File sparito? Io non credo che avremmo trovato prove di malafede, e chiese all'AIA, prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio video tra VAR e l'arbitro di quella partita, che era Inter Napoli. Ce li diedero solo inizio campionato successivo. Apriamo il file e l'unico episodio in cui non c'era l'audio registrato era l'unico che ci importava. Quindi l'episodio di Pjanic su Rafinha. Allora ditemi voi, ragazzi, che cavolo ho il canale a fare, che cavolo parliamo di calcio e che cavolo stiamo qui a aspettare che inizi il campionato. Spiegatemelo voi, spiegatemelo voi. Perché se deve ripartire tutto e deve essere sempre la stessa roba, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma qua c'è l'oggettività. Io, attenzione, io non sono anti niente. Per me esiste solo ed esclusivamente la mia Inter. Stop, solo l'Inter c'è, ok? A me delle altre squadre non me ne frega nulla. Per me c'è l'Inter, la primavera dell'Inter e i ragazzini dell'Inter. Punto, fine, stop.
Quindi io non sono anti romanista, antinapoletano, antijuventino, antimilanista. No, io sono interista, quindi io non ce l'ho con i tifosi di quella squadra là di Torino. Io ce l'ho col sistema calcio perché ne ho le scatole piene, perché non è possibile che ogni volta che viene fuori una schifezza. Perché ditemi voi se questa non è una schifezza e ditemi voi se questa schifezza è possibile venga fuori dopo che c'è stata Calciopoli, dopo che ci abbiamo fatto una figura veramente da cioccolatai, perché noi italiani ci abbiamo fatto una grandissima figura da cioccolatai, dopo Calciopoli, questo è il risultato che non è cambiato un emerito cazzo. Niente è cambiato. Non è cambiato niente. E non esiste. E in più, non contenti, avete pure il coraggio di definire chi va a impugnare queste notizie che non ce le inventiamo, eh? E gli andate a dare del pazzo, perché non siamo matti, noi siamo Piangina. Ma quali cazzo di matti e quali cazzo di Piangina? Basta! C'è gente che fa i sacrifici per andare allo stadio. C'è gente che salta al lavoro, ci sono i ragazzi che fanno le trasferte, che impiegano mesi e mesi e mesi e mesi a fare le coreografie, gli striscioni. C'è gente che per portare il bambino allo stadio magari fa sacrifici, rinunce, chilometri e chilometri, freddo, neve, pioggia, di tutto. E voi ripagate con questa moneta, dopo che abbiamo già avuto comunque un periodo buio del calcio italiano. E qua viene fuori che 2 anni fa il Bauscia non era pazzo quando diceva questo non è calcio, questo non è una partita. Poi noi siamo stati polli, perché noi siamo stati polli, il mister ha sbagliato a far andare via l'innominabile, perché l'innominabile sì, non tiene una palla manco se lo preghi, però comunque non andava sostituito. Abbiamo buttato via la partita, il signor Handanovic nell'area piccola, le palle sono tutte sue, quindi concorso di colpa perché noi siamo stati dei polli, ma c'era qualcosa oggettivamente anomalo. No, siamo dei matti! Siamo dei matti! Sergio, sei un matto! Tu ce l'hai con loro, io non ce l'ho con nessuno, ma a me che cacchio me ne frega di loro! Per me c'è solo l'Inter e basta, la rivalità sportiva io ce l'ho col Milan, per me loro non esistono, a me di loro non me ne frega niente. Gobetti, se vedete questo video, capitelo bene che a me di voi non me ne frega un cazzo, ok? Nulla! Non si devono leggere queste notizie, ci sono i bambini che pagano, i genitori pagano fior di soldi sperando che i bambini crescano in un ambiente sportivo e magari imparino anche a giocare a pallone bene. Ma perché cosa? Questo non è sport, non è calcio, questa non è una nazione gestita bene, vi dovete vergognare. Io adesso chiudo il video, ci vediamo oggi nella live delle 5:30, non sono arrabbiato, no, molto di più, vergognatevi.